Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Forza Horizon, il nostro piccolo bolide. Ci eravamo lasciati che avevamo appena modificato la nostra mini in questo modo. Guardate che spettacolo, soprattutto verde pistacchio, o meglio verde Mr. Bean. E adesso dovevamo provarla. Allora, io direi di provarla, vediamo un attimo. Allora, se riusciamo a partire, ok, già sta sgommando. Direi di prendere questa strada. Vai. Ok, diciamo che dobbiamo cambiare 6 marce e non gira. Bene, possiamo utilizzarla secondo me anche come monomarcia in sesta, anche perché non ha altre marce. Attenzione, piano, piano. Ok, bene, abbiamo la sesta, 220, arriva, non gira assolutamente. Ok, quindi non so se... Oh, piano, piano. Se sia stato un ottimo... Salve amici, siete di nuovo qui con Phoenix Force su Horizon Rocks. Vediamo che ci dice il tipo. Gli eventi di ieri sembrano essere andati piuttosto bene. Gli organizzatori del festival mi hanno detto che ci sono stati 80.000 fan in un solo giorno. Ecco, un pezzo per tutti voi. Una scommata... 1000.000 km, incredibile, fai solchi per terra questa macchina. Cioè, fino a quando non raggiunge 200 sgomma per terra, bene. Allora ragazzi, io naturalmente vi ringrazio sempre tutti quanti e direi a questo punto di raggiungere la prossima gara, dai, senza perderci in chiacchiere. Dov'è? Madonna, siamo lontani chilometri, milioni di chilometri dalla prima zona di gara, che direi che è quasi questa, e andiamo a finire là sotto, sperduti nel deserto. Va bene. E cioè, vabbè, dai, ci andiamo con questa Mini Cooper S di classe. Fare inversione a U. Subito. Guarda qua che inversione a U che ti faccio con la marmitta scoppiettante. Guarda che boli, fino ai 100. Ancora, niente, fai i solchi per terra. Scaliamo un attimo, anche se questa è quasi monomarcia sostanzialmente. Posso mettere la sesta. Continua a fare i solchi per terra questa Mini. Va bene così, va bene così. Peccato che non... Oh, occhio, occhio. Occhio, occhio, occhio. Ecco, preciso. Diciamo che sì, abbiamo qualche problemino di controllo, perché fa, nonostante ci lasciamo una scia di... Guarda là le fiamme dalla marmitta, ma che è? È tutto motore, è tutto motore. Piano, piano, giriamo, giriamo a destra, giriamo a destra. Niente, se accelero non gira perché... Piano. Ok, direi poi di cambiarla il prima possibile. Abbiamo speso probabilmente trilioni di dollari per conciarla in questo modo ed è sostanzialmente un'auto inutilizzabile. Occhio, occhio, occhio che lo prendiamo questo, non giriamo. Però ne valsa la pena, ragazzi, dite quello che volete, ma ne valsa la pena, guardate. Ok, devo girare e poi accelerare, che se accelero mentre giro niente, fa solo dei buchi per terra. Oh, in questa strada abbiamo anche dei cartelloni, quei puntini rossi, quindi li sfasciamo un po', almeno guadagniamo con questo. Ecco, bene, perfetto, ottimo. Porca troia, è sostanzialmente inguidabile questa macchina, ma va bene, gira, gira. Oh, 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 guarda che ti do una sportellata, piano. Vai, vai, affondiamo, affondiamo, andiamo a fare questa gara probabilmente con un'altra auto, perché questa è veramente qualcosa di impressionante. Piano, 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 piano. Giriamo, va bene, sì, sì, ce la facciamo. Giriamo, piano, 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 piano. Frena, frena, ok. Ok, bene, piano. Occhio, occhio, occhio. Giriamo, giriamo a sinistra. Siamo arrivati, ok, bene. Oltre a fare solchi per terra siamo arrivati, bene, piano, inchiodiamo, ah, lì. Ok, iscriviamoci a questa gara, bene. Sei così vicino al prossimo bracciale che gli altri piloti ormai avranno rinunciato all'idea di batterti. Ah, si sono cagati sotto, eh? Bene, partecipiamo.
Auto attuale adatta? No, direi anche no. Classe A, quindi direi che possiamo utilizzare la nostra Ford GT, che è direi la più prestante per quanto riguarda la classe A. E ok, direi di usare direttamente la Ford GT allora. Beh, ragazzi, questo Forza Horizon mi sta veramente piacendo. Come vedete, sto facendo video anche su altri titoli automobilistici. E questo Forza Horizon ha questa vastità, questa libertà che ti dà dal fatto, a parte di gare diverse, ma anche il parco auto, la modificabilità delle auto è veramente molto ma molto divertente. Poi non so se... In questo mondo meraviglioso ci sono due tipi di piloti: io e tutti gli altri. Ok, quindi quelli che sanno guidare e un pirla. Bene. E... poi non so se alla lunga possa magari annoiare. Però per adesso comunque non mi sembra affatto male. Ancora non ho provato piano piano il multi. Anche perché preferisco dedicarmi alla carriera, perché diciamo che non ho tantissimo tempo. Anzi, cioè sostanzialmente sto giocando solo durante questi commentary, quindi non riesco a fare altre partite tra virgolette libere, quindi non ho neanche piano piano derapata neanche il tempo di provare il multiplayer, che magari più avanti, molto più avanti, proverò, quando avrò finito il gioco. Il fatto è che io prediligo sempre il single player, quindi quando ho, diciamo, parecchi titoli da giocare, mi gioco il single player di tutti i titoli. Poi, quando ho tempo, magari mi butto anche sul multiplayer. Al momento ci sono così tanti giochi in ballo che di multiplayer non ne ho visto nessuno. Però va bene, perché comunque, soprattutto giochi di guida mi piacciono online, anche se dipende molto dal tipo di gioco, perché a volte capita di trovare i classici tipi che capitava ad esempio con Forza Motorsport, che pensavano di stare a fare Destruction Derby e là ti dà abbastanza fastidio. Però se siamo quasi arrivati, o qua sto perdendo colpi, attenzione, cerchiamo di guadagnare la testa della corsa. Siamo all'ultimo rettilineo. Oh, affanculo. Non so che stavo dicendo, a parte quelli che ti sportellavano a Forza Motorsport. Sì, se si riusciva a beccare una home dove c'erano persone, diciamo, serie, si riusciva a giocare molto bene. Ed il multiplayer era veramente una gran figata. Questo sinceramente non so come sia. Vediamo un attimo a quanti crediti stia. Sto assistendo alla nascita di un autentico pilota da corsa. Un autentico pilota da corsa, beh, giustamente. E ci arriviamo al bracciale, vaffanculo. Non ci arriviamo al bracciale blu. Sì, rimaniamo su questa, perché la Mini, diciamo che è un attimo problematica la guida della Mini. E andiamo magari a trovarci un'altra gara. E c'è qualcosa qui nelle vicinanze. Dove siamo? No, siamo qui. Allora, io, sinceramente, queste zone così, se non ricordo male, se non ho capito male, dovrebbero essere zone dove c'è un'auto rara da trovare. Quindi a questo punto, ragazzi, io direi di provare. Di provare a cercare quest'auto rara, se c'è in questa zona. Non so se fino adesso non ne ho trovata neanche una, a dir la verità. Vediamo se... allora, ci facciamo tutte le stradine. Non so se dovrebbero stare tipo dentro dei capanni. Vediamo. Vediamo un po'. Questa zona... siano tipo dei bagni, non penso ci sia una macchina lì dentro. Dai, cazzo.
Intanto spacchiamo questo. Qua non ci possiamo passare, giustamente. Mettiamo la retro. È un attimo complicate le manovre a bassa velocità con il cambio così. È un attimo più complicato. Ok, usciamo di derapata così, sportiveggianti. E vediamo se troviamo queste, cioè questa macchina in questa zona. Almeno penso di aver capito che in queste zone contrassegnate dal... Boh, che ne so, mi devo buttare qua in mezzo alle frasche. Dove devo andare? Cioè, è piuttosto visibile la macchina o me la devo proprio andare a scorticare da qualche parte? Perché... cioè, dove la mettono? Può essere che me la buttano... Ok, adesso perderò la mia perché buttata in un fossato una Ford GT dal valore di centinaia di migliaia di dollari. Ok, hai visto una macchina? No, va bene. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a trovare. Poi molto probabilmente non so, magari non sarà in questa zona. Ok, proviamo a rifarci l'altra strada, va. Nel frattempo facciamo un po' di così guida sportiva. Perché non ho la più pallida idea di dove possano essere queste. Ok, facciamo un po' di derapata, un po' troppo di derapata in questo caso. E sinceramente non so, cioè, come potrei trovarle queste auto. Oh, guarda questo. Ma che non ho mai visto che sto contromano. Guarda questi altri. Ma la smettete di fare le gare clandestine così? Ma guarda che rincoglioniti. Io sto fermo. Niente, questi continuano a tamponarmi. Guarda che rincoglioniti. Questa è deficienza artificiale comunque. Era anche un test per vedere l'intelligenza artificiale, che come vediamo latita. È piuttosto latitante in questo frangente. Però quando ci si trova, diciamo, in queste condizioni è molto difficile, cioè è molto più facile che si muovano le auto. Vediamo che ci dice questo. Nel festival di quest'anno ci sono delle auto grandiose, ma il mio cuore batte per le American Muscle Car. Andate a vedere l'evento Muscle a Fresh Tire. Ci sarà anche una serata con musica acustica sul palco Ranch. Ora ecco un altro brano per tutti i fan della Muscle Car. Le Muscle Car anche a me piacciono bene. Non mi ricordo sinceramente cosa stavo dicendo. Ah, quello dell'intelligenza artificiale. Sì, diciamo che è più facile che si muovano in modo intelligente in gara, e quindi a velocità più elevate. Quando di solito ci stanno questi intoppi in gare, vanno sempre lì a sbattere allo stesso punto. Succedeva in Forza Motorsport, succedeva in Gran Turismo, succede un po' a tutti, in tutti i titoli questo tipo. Dove minchia posso trovare queste macchine? Non riesco bene a capire. Allora, aspettate, forse sotto. Oh, che è, mi ha sfrisciato. C'è quella strada che ci passa. Dove minchia siamo qui. Come faccio ad arrivare? Allora, un attimo. Secondo me dobbiamo prendere questa strada qui che finisce nel vuoto. Ok, allora andiamo a prendere questa, dai. Sono convinto che sia qua. Sicuro. Ok, non la troveremo mai. Ricorda. Sì, sto facendo inversione. Un attimo, no, l'ho rifatta. Un attimo, piano, piano. Inversione AU molto acrobatica. Non troveremo mai questa. Allora, diciamo che una gara l'abbiamo fatta. L'obiettivo di questo gameplay è trovare quella fottutissima auto rara. Anche perché non vorrei fare video troppo lunghi, perché non riuscirei a postarli. Cioè, piano, occhio. 400 metri, arrivo a destinazione. Perché, porca puttana, diciamo che non è assolutamente semplice riuscire a postare. Ah, qua, ok. Molto probabilmente sì, sarà da queste parti.
Ora dovremmo solamente e semplicemente rientrare in una Ford GT. Stiamo facendo del rally. Non è assolutamente consigliabile una cosa del genere, questa macchina. La nostra guida sportiveggiante può fare questo e anche altro. Ci può portare anche a fare cose molto più acrobatiche. Quindi vorrei fare video non troppo lunghi, anche perché, come detto, poi il tempo in questo periodo ce n'è poco, quindi preferisco fare più video corti che lasciarmi magari un periodo senza video. È possibile che sia da queste parti? Oh, attenzione, ecco un capanno. Ok, forse l'abbiamo trovata. Non se ne vedono molte di queste. Ah, questo dov'era? È una delle BMW più rare mai prodotte. Dammi un po' di tempo e sarà come appena uscita dal concessionario. Grande cazzo, ottimo. Aggiustamela bene, mi raccomando. Quindi sostanzialmente gemme preziose, abbiamo trovato la prima macchina. Bene, quindi noi avevamo sostanzialmente il meccanico nascosto nel nostro portabagagli ed è uscito così alla ribalta quando ho trovato la prima macchina, dai cazzo. E niente ragazzi, io a questo punto direi di andare a vedere dove va a finire questa strada con la nostra Ford GT così spumeggiante per queste curve. Piano, ok, la stiamo un attimo demolendo questa macchina, ma è giusto così, eh. E dopo che abbiamo concluso questo video direi di... concludere questo video così. C'è una galleria così nel nulla. Non so dove vada a finire questa strada, ma ho la strana sensazione che se non superiamo le 88 miglia orarie finiamo male. Oh, come cazzo. Ok, finiamo così. Non c'è nulla. Dove siamo? Alla diga? Ah, c'è solo un cartello così. Piano. Vabbè, lo prendiamo. Ah, quindi era una zona fatta solo ed esclusivamente per venire a spaccare quel cartellone. Bene ragazzi, io a questo punto direi di salutarci. Abbiamo trovato una macchina rara. Abbiamo fatto una gara, sì, non è stata, devo ammettere, una puntata molto molto spumeggiante, ma diciamo che con un mondo del genere così ampio ci sono anche queste fasi, e quindi diamo visibilità anche a queste fasi un po' meno diciamo meno divertenti, che ne so. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video gameplay con questa Ford GT. Penso che ci ritroveremo direttamente in queste condizioni, quindi con l'auto in panne praticamente. Beh ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video gameplay. Un saluto a tutti da quel tale Ale.